nostra regione è interessata da un campo di alta pressione di natura africana che da alcuni giorni sta determinando un'ondata di caldo di forte intensità. Le correnti molto calde provenienti dal deserto del Sahara trasportano in quota polveri e pulviscolo, riducendo notevolmente la visibilità e determinando anche estese formazioni di nubi stratiformi. Nelle prossime ore il promontorio subtropicale subirà una lieve attenuazione, consentendo l'inserimento di correnti mediamente da ovest, con conseguente attenuazione della calura. Non avremo cambiamenti significativi, ma solo una lieve diminuzione delle temperature, con aria dunque più respirabile e per di più si tratterà solo di una breve parentesi. Ecco in dettaglio il tempo previsto per questo fine settimana. Sabato 26 giugno, condizioni di cielo sereno poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Qualche addensamento potrebbe interessare le aree montuose nel corso del pomeriggio, con possibilità di isolati rovesci. Temperature in lieve diminuzione, venti deboli a tratti moderati da ovest e mare poco mosso. Domenica 27 giugno, condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo locali addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Temperature senza variazioni significative, con valori lievemente al di sopra della media del periodo. Venti deboli da ovest-nord-ovest con tendenza a disporsi da sud dalla serata. Mare poco mosso. Da lunedì l'anticiclone africano ritornerà con prepotenza ad impadronirsi delle nostre regioni meridionali e dunque anche sulla nostra regione, determinando un ritorno della calura che sarà intensa nelle giornate di martedì 29 e mercoledì 30 giugno. A giudicare dalle ultime elaborazioni numeriche, una netta attenuazione di questa disumana ondata di caldo potrebbe verificarsi nel weekend di luglio, nel primo weekend di luglio e dunque tra il 2 e il 4 con la disposizione delle correnti dei quadranti settentrionali. Ma su questo occorre riaggiornarsi e pertanto invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteogiuliacci.it e sul gruppo Facebook Meteo Cilento. Termino qui, un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.